Bene, allora, questa è la seconda parte della nostra pluriamata guida. Ok, scendiamo. Quindi siamo. Ma siamo pazzi, siamo tipo in cima a uno scogliera siamo. Io soffro immensamente di vertigini, buttiamoci un altro repellente. Io e il mio Machop ci alleniamo percorrendo le strade. Ok, perfetto, ok. Allora affrontiamoci, cintura nera Rick. No, andiamo in campo Machop. E utilizzeremo beccata. Cioè, una beccata del mio Cinder è data 1,10 alla Snai. Ma come, così poco? C'è un motivo di più. C'è un Machop buggato questo. Colpo karate. Allora, corpo di fuoco di Fletchinder scotta il Machop che viene bruciato e che ovviamente va KO. Vivamente. Frog ad alzare livello 21. Allora, vediamo un po' chi c'è qua. Cioè non c'è uno strumento. Vabbè. Possiamo buttare di sotto. No. Altra erba alta. Vediamo un altro Rai pellente. Raidon pellente. Come si fa qui? Ma cos'è? Dai, ma ti rendi conto che spettacolo. Una pietra voglia, possiamo far evolvere non so chi in qualcos'altro. Ok, quindi non bisogna andare praticamente su questo, fare così, 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 così. Buoni, che se no si va di sotto. Siamo arrivati a Pietro Ogliofari. Voglio fare il safari. Ciao vicino. Ma chi è? Ah. Passando attraverso l'acquario si può raggiungere l'Alto Lipoli, ma prima dovremmo fare un salto al laboratorio fossile. Forse riusciamo a scoprire qualcosa, una pietra misteriosa legata alla mega evoluzione. Allora, ragazzi, io parlo sinceramente. Allora, questo gioco all'inizio mi piaceva perché era un gioco nuovo e tutto il resto, no? Visto com'è, giochi nuovi. Cioè, bene o male era all'inizio improntato un po' sulla falsariga degli altri. Ora però questo, arrivato a questo punto. Ma vi dico che se si parla un po' troppo e si gioca meno a Pokémon. Cioè, se vi ricordavate a quell'altro, intanto io sto spostando Snorlax e Pankamo. Se vi ricordate, scusate, cioè su quell'altro giochi, bene o male, si giocava molto di più a Pokémon, si andava di qua di là, si correva, festa finita. Qua no, invece. Ah, boh, la vedo un po' troppo da parlare. Qui cura totale non esistono, si ricompra altri 14 di questi perché le pelletti ci fanno comodo, pozioni nemmeno, una mega ball, altre 5 super pozioni e vai. Quindi boh, non lo so, a me mi dà l'idea di essere un po' troppo boh, palloso questo gioco, troppe chiacchiere. Questo ti regala l'MT spaccaroccio così a caso. Però l'altro era molto più divertente. Boh, non lo so. Acquario, lascio l'acquario. Qua che c'è? Vediamo. Casa di qualcuno. Non ce l'ho un po' superiore a 163, cioè. Ma che domande fai? Che sa che è invece? Laboratorio fossile, si rigenerano i fossili. Andiamo a vedere di qua che c'è. Ok, non si può andare di là, quindi bisogna andare per forza al museo. Dove rianimano i fossili. Ops, ho smosso il coso.
Se sei venuto qui dal laboratorio fossi vuol dire che i fossi ti appassionano, grazie, ciao. Non c'è un Genesect, anche se mi piacerebbe averlo anche quello. Sì, è possibile ritirare e depositare Pokémon. Tu hai qualcosa? Aspettami, sono qui. Quanta gente. Benvenuti nel magico mondo dei fossili, io sono gli studenti, salve, io mi chiamo Serena, lui è la 78, vorremmo chiedere che fosse una magamodama, mi manda il professor Petronero, si trova. Comunque siete guardiati con 117 fossili di Pokémon, è vero, sì? Grotta Baglioni. Andiamo alla grotta Baglioni? Certo, io però voglio un fossile Pokémon perché almeno sarebbe più divertente e gaggio far rinascere un Pokémon. Magari uno di questi. Non so se ci sono qua i Pokémon fossili. Boh. Ma qua ci posso andare. Vitor solo Elmo. Ok. Allora. Qua si usa. Si usa salire un Groppar Rayorn praticamente. E perché se no che si massino non ci si passa. Però si vuole incontrare anche dei Pokémon selvatici a bordo di un Rayorn. Un Sandile. Che bello. Questo mi rincuora che sono sempre più Pokémon della nuova generazione qua. Che schifo, ragazzi, veramente. Cioè, un bambino, no? Che dice compra Pokémon Y. Sono sempre gli stessi Pokémon qua. E qua? Bravo, ancora una buona idea. Bella lì. Dai, su, si sta 25.000 anni qui sopra. Devo spruzzare un altro repellente probabilmente, perché qui se no si trova sempre gli stessi Pokémon e sta urtando veramente il sistema nervoso perché. Speravo almeno di trovare qualche Pokémon più carino e decente, ma si sta trovando sempre gli stessi Pokémon. Allora, diamo un repellente. Che era qui. Ok. Devo andare di qua. Che lì c'è uno strumento. Voglio vedere che strumento è. Buono qui un attimo. Una difesa X. Abbiamo perso tempo per prendere una difesa X, non ci serve. Montiamo di nuovo su Rayorn. Rigiriamo ed andiamo su. Allora, io quello strumento lì non lo voglio prendere perché non posso perdere tempo così. E via con il nostro Rayorn a sfondare rocce su rocce. Lì c'è un bot di allenatori. Fermo Furia. Ma ciao, ne servo te. Oh, te chi sei? Ok, allora vediamo un po' se è questa la grotta. Sì. Vediamo un po'. Grotta di Baglioni. Ok, allora la grotta di Baglioni si guarda la prossima volta. Ora salviamo il gioco. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao da 78. Ciao ragazzi.